La BCC Metauro, in collaborazione con Coldiretti Pesaro e Urbino, Icrea Banca Impresa e la Federazione Marchigiana delle BCC, ha organizzato un convegno aperto a tutti per approfondire i contenuti normativi e tecnici di questo programma di sviluppo, oltre ad illustrare le modalità operative di accesso ai bandi e di presentazione delle richieste. L'offerta del mondo cooperativo nell'ambito delle imprese agrarie, come si può sviluppare? Quali sono le opportunità? Le opportunità per gli investimenti nel prossimo anno e nel prossimo quinquennio sono sicuramente determinate dalla messa a disposizione degli ormai imminenti fondi dell'Unione Europea nei piani di sviluppo rurale e non solo, anche dalle incentivazioni che il mondo energetico ha messo a supporto del settore primario. Prova ne è i tanti investimenti agroenergetici che si sono realizzati in questi ultimi 5 anni e che nei tagli medio-piccoli avranno un futuro anche nei prossimi anni, anche nella regione Marche. Ecco, che sono sempre state un po' lasciate da parte le nuove tecnologie, le nuove opportunità, invece adesso stanno rivivendo un momento di grande enfasi. Esattamente, forse perché non ben spiegate e non ben calate nelle diverse realtà territoriali. Diciamo che la seconda fase, parlando esplicitamente anche delle agroenergie, ha visto un fiorire di investimenti ben integrati nei sistemi agroalimentari, soprattutto sono stati investimenti che hanno valorizzato sottoprodotti o materiali di scarto che sono diventati, direi, fonte primaria di reddito rispetto all'economia generale delle aziende. Ecco, che tempi hanno di rientro questi investimenti? È facile ammortizzarli? Direi rispetto alla media abbastanza veloci e rapidi, parliamo di un orizzonte temporale che va dai 7 ai 10-12 anni, però ovviamente questo dipende dalle realtà di impresa e dalle capacità delle imprese di gestire anche il tutto dal punto di vista dei costi e degli approvvigionamenti. È fruibile da qualsiasi impresa agricola, agroalimentare, o ci sono delle predominanze pur nel vasto mondo delle imprese? Diciamo che dove esistono allevamenti c'è un focus particolare, perché una matrice alimentare importante sono proprio i liquami e quindi la parte, diciamo, di scarto delle deiezioni animali. È vero anche che l'ultimo decreto legislativo su questo settore ha valorizzato anche i sottoprodotti di scarto dell'industria agroalimentare, ma anche delle coltivazioni di piano campo. Comunque è necessario fare assistenza, fare feedback con gli agricoltori su questo ambito. È necessario fare assistenza e fare sistema, direi, anche dal mondo cooperativo del credito, che proprio negli articoli dello statuto prevede la possibilità e la volontà di fare sistema con le comunità locali. Quindi noi siamo onorati e contenti di poter fare, come dire, rete con le piccole e medie aziende, ma anche con quelle grandi del settore primario, insieme per un futuro migliore dell'agricoltura italiana. Presidente, una vicinanza al territorio e alle imprese è nel DNA delle BCC, quindi insomma qui siamo veramente a casa vostra. Ancor più per il settore agricolo, non dobbiamo dimenticarci che prima del 1993 il credito cooperativo si chiamava Cassa Rurale d'Artigiana. I soci erano prevalentemente, doveva essere così per statuto, per norma soltanto artigiani e coltivatori, per cui quello che stiamo facendo è in linea con la tradizione e con la missione del credito cooperativo. Il nuovo piano di sviluppo regionale è incentrato su anche green economy, su altre tematiche che forse non sono proprio avvezze a tutti gli associati, però il vostro compito è veicolarli verso questo percorso. Sicuramente questo, il nostro obiettivo, l'abbiamo sempre sostenuto, è quello di creare valore per la comunità, al di là del risultato economico, che comunque è sempre molto importante, perché se non c'è utile alla fine non c'è possibilità di incrementare il patrimonio e quindi di seguire quelli che sono i nuovi criteri in base ai quali si può far banca. Per cui un settore come questo, nel quale innovazioni sono ormai all'attenzione dei più, non può che essere ancora il punto di riferimento principale per una banca di credito cooperativo.
e in più anche il sostegno con finanziamenti per aiutare gli imprenditori vecchi e nuovi a sviluppare la propria azienda. E le BCC, penso, ma non soltanto le BCC, lo fanno ben volentieri, perché se c'è un settore che non ha mai dato grandi problemi alle banche e al credito cooperativo in particolare, è proprio il settore dell'agricoltura. Siamo in compagnia del sindaco di Fermignano, Giorgio Cancellieri. La comunità è insomma vicina al mondo rurale, al mondo agricolo, perché è il motore trainante di questo territorio, giusto sindaco? Assolutamente sì, la nostra tradizione è una tradizione agricola, anche se questo paese, Fermignano, è diventato il terzo polo industriale della provincia di Pesaro nel tempo. In realtà le grandi piane che sono intorno a queste colline hanno dato grandi possibilità ai nostri agricoltori, e quindi la nostra tradizione è una tradizione agricola, e io sono molto orgoglioso di farne parte perché io sono figlio di agricoltori. Quindi hai vissuto no, proprio nel DNA questo momento. C'è stato anche un ambito in quale i giovani andavano via dalle campagne, adesso pare che ritornino. Per voi è importante che non ci sia un depauperamento, diciamo, di popolazione o di gente, attraverso anche il sostegno delle aziende. È stato proprio così. Io ho vissuto da giovane ragazzo i ragazzi che scappavano da questo paese, chi andava per studi, no? E andava in altre città italiane, come è successo a me per esempio, chi invece si è occupato nell'artigianato e chi si è occupato nell'industria, altri sono addirittura emigrati pur di non stare nelle nostre splendide campagne. Perché? Perché il reddito nelle campagne non c'era, cioè si viveva, no? Si riusciva a vivere, si aveva un reddito minimo che serviva per vivere, ma non c'era l'opportunità di guadagno, quindi non c'era una prospettiva per il futuro, quindi era fatica a mettere su famiglia. Questo è stato il motivo per il quale c'è stato un esodo enorme, no, dalle nostre campagne verso, no, laddove c'era artigianato e laddove c'era industria. Oggi c'è un grande ritorno, ma lo sa perché? Perché si è cominciato a fare una riflessione, nel senso che è importante, per esempio, portare a tavola dei cibi sani, dei cibi il più possibile biologici, dei cibi il più possibile trasparenti. Tant'è vero che questa città ha adottato con una delibera di giunta, no, l'etichetta trasparente, cioè vorremmo che i nostri agricoltori facessero parte di una filiera, no, di produzione di prodotti che vanno più verso il biologico possibile. Ecco. Dico, non proprio purissimi, diciamola così, no? Perché non bisogna manco abbattere il reddito di questa gente. Io capisco il problema, no? Fare del biologico puro, puro, puro ha dei costi elevati e potrebbe ridurre la quantità, no? La produzione, no? La quantità della produzione. E allora o si integra lì in qualche modo, cioè si dà ai nostri agricoltori che producono un prodotto pulito e trasparente, si dà di più, glielo si paga di più, oppure lei capisce che non può essere, cioè non può essere quella la strada. Ecco, io sarei per questa strada, prodotto più pulito, prodotto più trasparente, mettiamo nelle nostre tavole, ripeto, un prodotto biologicamente il più sano possibile, ma bisogna dare a questi produttori assolutamente di più. Un reddito superiore, bisogna pagarglielo di più questo prodotto, ma mi sembra anche naturale. Questo favorirà anche il ritorno dei ragazzi all'agricoltura, e c'è, lo vedo, perché ci sono anche diversi ragazzi che vengono in comune a chiedermi: ma ce l'avete un pezzo di terra del comune magari dove io potrei fare degli ortaggi, produrre degli ortaggi, ecco, via. Quindi questo fa capire che è un ritorno al sano, un ritorno al primordio, un ritorno all'antico, un ritorno alle nostre tradizioni c'è. E questo, ripeto, a me, tra l'altro, che ci sono nato, io sono nato nell'AIA, no? A me fa piacere molto, ed in particolare. Che piano è quello di sviluppo rurale che viene presentato qui oggi, e quali sono le opportunità per il mondo agricolo e per gli agricoltori?
Sicuramente il programma di sviluppo rurale è uno strumento molto importante per le nostre imprese agricole che svolgono la loro attività nel territorio della nostra regione Marche. È un programma che recepisce, diciamo, il regolamento comunitario che spinge le aziende agricole ad uno sviluppo, potremmo dire, intelligente, sostenibile ed inclusivo. Quindi è chiaro che tutte le misure, tutti i progetti che si possono attuare con il programma di sviluppo rurale devono mirare ad uno sviluppo del nostro territorio intelligente, quindi capace di introdurre innovazione, di rendere il nostro sistema produttivo più competitivo e contemporaneamente sostenere un'agricoltura sostenibile. E da questo punto di vista il comparto dell'agricoltura biologica, più di altri comparti, è in grado di attuare in maniera molto concreta questo obiettivo della politica agricola. E infine l'altro grande obiettivo è quello di favorire l'inclusione sociale, che vuol dire in altre parole dare occupazione, fare in modo che l'agricoltura sia un volano di sviluppo per tutto il nostro territorio. Ecco, in particolare i tre bandi che sono l'argomento di attualità, che cosa trattano e perché è importante conoscerli così a fondo? Allora, c'è il bando in uscita, quello dell'inserimento dei giovani imprenditori, quindi dà l'opportunità ai giovani che hanno un'età compresa tra 18 e 40 anni di attivare un'azienda agricola. E la Regione Marche, appunto, per agevolare l'inserimento di questi giovani ha previsto un contributo variabile da 70.000 euro a 50.000 euro in maniera forfettaria, appunto per incoraggiare l'inserimento nell'attività agricola. Poi l'altro bando molto importante è quello degli investimenti strutturali, quindi chiaramente chi deve avviare un'attività ha bisogno di fare degli investimenti, che vuol dire costruzioni, capannoni, attrezzature. Chiaramente questi investimenti devono essere innovativi e quindi vengono sostenuti con un contributo variabile a fondo perduto dal 40 al 60%. E infine c'è il bando dell'agricoltura biologica, è uscito quello del mantenimento, che è rivolto alle aziende agricole che già fanno agricoltura biologica. A mesi uscirà anche il bando per le aziende agricole che approcciano per la prima volta l'agricoltura biologica, e la Regione Marche quindi incentiva con un contributo ad ettaro l'adozione di metodi biologici. Coltivatori diretti sono i soggetti principali di questo scenario, perché usufruiranno di queste agevolazioni, saranno naturalmente i diretti interessati del piano di sviluppo regionale. Voi come Coldiretti come la vedete in questo momento la situazione a questo livello? Ma il PSR è sicuramente uno strumento straordinario perché consente la pianificazione economica di qui ai prossimi 5 anni alle aziende agricole. Ha risorse importanti perché sono 538 milioni di euro a disposizione del mondo rurale, che non è solo agricoltura ma comunque del mondo rurale, e quindi le aziende agricole potranno programmare i propri investimenti per il prossimo futuro, così come i tanti giovani che vogliono avvicinarsi al settore agricolo. Per cui sicuramente uno strumento straordinario, risorse importanti, però occorre che le imprese facciano effettivamente tesoro di queste risorse, di questi programmi, con piani e con investimenti mirati effettivamente al mercato e quindi in grado poi di generare un reddito futuro e stabile, perché non si vive solo dell'agevolazione iniziale. Una volta l'agevolazione poi finisce, occorre costruire qualcosa che dia il reddito effettivo per il futuro. Noi come organizzazione abbiamo delle professionalità per seguire il PSR ma anche per accompagnare le imprese in una consulenza anche per l'accesso al credito, ad esempio con il Confidi ed insieme agli istituti bancari. Ecco, quindi è importante per le imprese che tarino per bene i propri investimenti in modo da non fare magari anche il passo più lungo della gamba e quindi poi magari trovarsi in difficoltà negli anni successivi. Questo è importante, però insomma lo strumento adesso sta partendo, lo stiamo tarando anche con la Regione Marche e quindi per noi insomma sicuramente una grande opportunità da non perdere. Ecco, come vedete, penso di buon occhio che un istituto di credito, un credito cooperativo, faccia del counseling anche ai propri concittadini, al proprio territorio.
Ma per noi è assolutamente positivo, la BCC ci ha chiesto la partnership per questo convegno, noi siamo stati molto contenti, proprio perché è importante che ci sia un dialogo tra organizzazioni, tra istituti del territorio e ovviamente imprese agricole, che poi sono quelle che devono sfruttare gli strumenti anche dell'accesso al credito, per cui benvenga questa sinergia, anzi auspichiamo che ci sia un rapporto sempre più stretto tra organizzazione e banche del territorio. Allora, abbiamo visto un grande gradimento e consenso attorno a questo evento oggi pomeriggio da parte di tutti gli operatori, soggetti politici. Quindi quando si fa sistema, quando si mette insieme territorio, istituti di credito e associazioni, è un bel mix che porta senz'altro che bene. Sì, noi come Federazione Marchigiana interveniamo oggi a questa iniziativa con estremo piacere, perché la BCC del Metauro è la prima delle nostre associate che in maniera molto tempestiva ha organizzato questa iniziativa rivolta ad approfondire i temi del PSR, del Piano di Sviluppo Rurale. Ecco, nella fattispecie appunto vengo a presentare, diciamo così, ai clienti della nostra associata, dalla BCC del Metauro, l'offerta, se vogliamo, che il credito cooperativo a livello regionale fa ai clienti delle 19 banche di credito cooperativo associate, in questo caso nel settore agricolo. A livello regionale coordiniamo l'operatività delle associate in tutti i settori produttivi, visto che il settore agricolo è uno dei settori più importanti e che da sempre, come ex casse rurali ed artigiane, noi seguiamo, oggi è proprio l'occasione giusta per presentare i bandi appena usciti ai nostri clienti. Ecco, voi che avete una panoramica a livello regionale, quindi insomma un po' più ad ampio spettro, ci sono zone che in questo momento, sotto questo punto di vista, stanno mostrando segni di maggior ripresa e quali sono quelle che invece hanno bisogno di più sostegno? Ma in generale tutta la regione, diciamo, sta leggermente così riprendendo, e sicuramente la provincia di Pesaro è una di quelle che fa da traino, questo lo possiamo notare anche noi dall'osservatorio nostro finanziario. E ecco, l'auspicio è che proprio anche dal settore primario, quindi dai settori fondamentali di una regione come la nostra, si possa ripartire sia negli investimenti che su quelli che poi trainano un po' il tutto. We'll be right back.